Buonasera e buonasera anche ai New Trolls. Come sono nati i New Trolls? Beh, in un modo molto strano e divertente. Ciascuno di essi faceva parte di un complesso. Un critico indicò i loro nomi quali componenti di un ideale complesso che rappresentasse il meglio dell'ambiente musicale genovese. Tutto qui, dall'idea alla realtà, in questo caso il passo è stato breve. Prima di cominciare con le canzoni, una precisazione. Che cosa vuol dire New Trolls? Vuole spiegarlo lei? Sì, vuol dire nuovi gnomi, nuovi folletti. C'è una particolarità. Ah, sentiamo. Cioè, una parte del nome inglese il new, e l'altra è norvegese, Trolls. Ma voi siete tutti italiani, sì. Bene, qual è la prima canzone che ci fate ascoltare? E il primo disco che abbiamo inciso si chiama Sensazione. Critici autorevoli hanno detto che i New Trolls si ispirano, sia pure in maniera autonoma ed originale, al Detroit Sound. È vero o no? È vero solo in parte, perché ormai abbiamo abbandonato questo genere per dedicarci a un genere più attuale, più moderno, quello di Jimi Hendrix, fatto in modo più personale, come avete potuto sentire nella canzone che abbiamo appena cantato. Grazie. E senta, Sogno, già, le ammiratrici la chiamano Sogno, vero? Ma dico, come mai le ammiratrici la chiamano Sogno? Boh, strano. Lei invece è? Ombre. E lei? Ragioniere Chiarugi Mauro di Sturla, provincia di Genova. Ma no, non ha neanche un soprannome piccolo piccolo. No.
Ma via, uno magari poco importante. Assolutamente, su. Niente. È possibile? Del resto non sono un solo, siamo in tre, non è vero? Grave e gravissimo. E nonostante questo, che cosa ci fate ascoltare? Prima c'è la luce e io ti fermerò. Oh, io ti amo.
Vedete, questi sono tutti ritagli di giornali che parlano dei New Trolls. Leggevano alcuni a caso. Dunque, 5 folletti per l'estate. Oppure, chi sono questi fantasmi? Suonano come i Rolling Stones, ma si ispirano a Ibsen. Senta, Ombra, lei ci crede a quello che scrivono i giornali sui New Trolls? Sì, è tutto vero. Sì, eh? Allora crede anche questo. Dunque, riassumendo, i New Trolls non sono niente di eccezionale. No. Beh, naturalmente questo l'ho inventato io, quindi non è necessario che lei ci creda. Qual è l'ultima canzone? Oh, questo è Nico. Nico è musicista per professione, ma elettricista per vocazione. E poi viene considerato un autentico guastatore di amplificatori e di congegni elettrici. Certamente, per cercare sempre dei nuovi effetti. Via, pronti, ragazzi? E con Visioni, Ombra, Sogno, Nico, Mauro e Vittorio si congedano da voi. Buonasera. L'alba già e sono solo ormai, ripenso ancora a noi, a poche ore fa, quando parlavo insieme a te, quando tu eri con me. Vedo gli occhi tuoi, il viso e poi le mani. Scenderà e tu ritornerai, manca poco ormai e sto pensando già, quando riparlerò con te, quando sarai con me. Vedo gli occhi tuoi, il viso e poi le mani tue, però mi vedo te come se fossi qui. Vedo gli occhi tuoi, il viso e poi le mani tue, che aspetto a me, che stringerò. Aspettando te, e so che tu verrai.